sulla palla c'è Giuseppe Perria. In mezzo, attenzione, solo il tiro, c'è il gol. Cuglieri in vantaggio al primo affondo, è stato fatta mettere la palla nel sacco. Calcia Azzurri, avanzano quelli del Macomera. Direttamente in porta, Palluca, attenzione, la palla gli sfugge. Gol, papera colossale di Palluca. Si è fatto sfuggire la palla dalle mani, pareggia il Macomera, ma che regalo del portiere del Cuglieri. Lancio, buca il difensore Uras, ci libera Azzurri, servito Puggioni, il diagonale, gol, 2-1, Macomera in vantaggio con Puggioni, ha finalizzato al meglio un'azione corale, cambio di gioco, rivediamo la posizione al momento del passaggio, sembra in linea con l'ultimo difensore, riesce a liberare la difesa, attenzione, palla buona, Arbau al volo e sono tre, Antonio Arbau di sinistro, la posizione era regolare al momento del passaggio. Calcio d'angolo in mezzo, sul secondo palo c'è il gol, anche Opinu entra nel tabellino dei marcatori, si è inserito dalle retrovie, partita o mai segnata per il Cuglieri. Bello questo taglio, Uras, il pallonetto e la palla finisce nel sacco, 5-1, c'è gloria anche per Paolo Uras, dilaga il Macomer, Cuglieri ormai in bambola, si messa con le mani, c'è Calvisi, ottimo il pallonetto, Muledu al volo direttamente in porta, che gol ha fatto Muledu, non ci ha pensato due volte, ha scaraventato un destro che non ha dato scampo a Fossu, intesa in vantaggio. Rivediamo la protesta di Muletto da posizione defilata. Rinvio il portiere dell'Orano. Palla riconquistata, attenzione, posizione regolare, Calvisi, si vola verso la porta, Calvisi, 2-0, raddoppia la Vitesse con Calvisi. Alla bandierina, il numero 10 ospite pesca Luca Sau, che di testa fa l'1-0. Dischetto, Talloru calcia bene, firma il raddoppio. La gara sembra ormai decisa. La palla c'è sì. In aria Maras, la spinta, Ferrelli, gol! Ploaghi in vantaggio! Romeo Ferrelli è stato lesto ad insaccare da due passi. Partita che si sblocca, festa grande dei tifosi ospiti. Dal dischetto va Pinna. Il tiro e gol! Pareggio dell'Ardara, Capitan Pinna si conferma uno specialista dagli 11 metri, come al solito in cabina di regia. Lancio lungo, Friscia controlla in corsa, converge il sinistro e gol! Cosa ha fatto Pippo Friscia? L'ha messa all'angolino, Ardara che si porta in vantaggio con una prodezza del suo numero 10, gioia incontenibile dei tifosi di casa che ora vedono la promozione 2-1 per i ragazzi di Ivano Falchi. Ma la bandierina va scambio. In aria la deviazione, poi c'è il gol, ma come rese in vantaggio, la palla è carambolata su un difensore del Tonara, ma l'ultimo a toccare è stato Strinna, doccia fredda per la capolista costretta a inseguire su questa palla, verticale Talloru solo, il destro e gol, pareggio del Tonara, Talloru raddrizza subito il risultato, 1-1, allora è pronto, parte Talloru del gol, 2-1, Tonara in vantaggio. Ancora il numero 10, rossonero, firma il sorpasso e va a raccogliere l'applauso dei tifosi in tribuna. Ancora Talloru dagli 11 metri. Vediamo se calcerà dalla stessa parte. Parte Talloru da gol! Stavolta ha cambiato angolo. 3-1, si fa dura per la Macomerese. La partita si sblocca su calcio piazzato, quando il suo Sudessena al limite dell'aria. L'esecuzione di Fabrizio Sanna è magistrale. 1-0. Contropiede la Vitesse raddoppia con Calvisi, ben servito sul filo del fuorigioco da De Sena. È il minuto 50. La partita sembra chiusa, inizia nei cambi, decisivo quello di Ardu. La Masullese non molla e dopo un tentativo andato male, accorcia le distanze con il neo entrato in campo, abile a superare cannon uscita. Meno, la Masullese ci fa comunque il 2-2, grazie a un'invenzione di Azzurri che dalla distanza pesca il setto. Si va ai calci di rigore e qui la Vitesse è più fredda. Segnano Fabrizio Sanna, Alzai e Giovannelli. Per la Masullese, Angius e Onani. Il rigore decisivo lo sbaglia Ardu. Ora per il granate triangolare con Laura Sepporore.